io ritengo più importante, quello in cui i due ricercatori esporranno i termini delle loro ricerche sul consumo nel nostro paese. Quando io frequentavo negli anni 70 l'università c'era sempre qualcuno che voleva aprire il dibattito. Io dicevo, ma il dibattito dovrebbe essere un momento conseguente all'esposizione dei dati strutturali. Se non abbiamo i dati strutturali è inutile che dibattiamo. Però forse, in aggiunta a quello che ha detto l'assessore, molto interessante, una cornice globale noi la dobbiamo avere. Guardate, io penso che siamo in un'epoca di grande transizione. Ieri Eugène Fama ha vinto il premio Nobel per l'economia. In un suo articolo di qualche settimana fa sul Financial Times, lui ricordava che siamo in un'epoca di grande transizione epocale, in cui c'è uno spostamento dell'asse globale della ricchezza dall'Occidente verso l'Oriente. Questo è accaduto altre volte nella storia dell'umanità. Quando fu scoperta l'America, in 60 anni si ebbe il declino del Mediterraneo. Venezia era la più grande potenza finanziaria dell'epoca ed emersero nuove potenze. L'Inghilterra, prima della scoperta dell'America, erano un po' di pecorai, di baroni nei loro castelli, e lo stesso l'Olanda. In 60 anni divennero delle potenze marinare e quindi poi delle potenze commerciali. Lo stesso è accaduto negli anni a noi vicini e noi non ce ne siamo accorti, lo spostamento dell'asse globale della ricchezza dall'Occidente verso l'Oriente. Che c'entra questo con i consumatori? C'entra perché evidentemente i nostri stili di vita devono tenere presente che difficilmente, io di questo ne sono convinto, noi riusciremo a riconseguire i livelli di benessere che abbiamo avuto negli anni passati. Perché quei livelli di benessere erano nel presupposto che la metà della popolazione dell'umanità, circa 3 miliardi di individui, erano al di fuori del mercato e della storia. Adesso queste persone sono entrate nel mercato e nella storia, sono diventati produttori e sono diventate anche consumatori, ma sono diventati soprattutto produttori, e quindi noi difficilmente riusciremo a replicare quel benessere che le nostre società hanno conosciuto negli anni 50 e negli anni 60. Certo, le cose si possono migliorare, si possono aggiustare, la globalizzazione è un fenomeno ontologico della realtà, ma può essere dominata. Però dobbiamo partire da questo presupposto. Allora, io do la parola alla dottoressa Gabriella Scarsella, che ci presenta la Ipsos, che ci presenta appunto la quinta edizione dell'Osservatorio sugli stili e sulle tendenze di consumo, il consumerismo in Italia e in Europa, il punto di vista dei cittadini. Prego. Ecco, dopo questo breve intervallo tecnico, buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo qui per presentare questa bella ricerca che il Consumer Forum ci ha dato l'opportunità di ripetere, perché con Consumer Forum è da qualche anno che conduciamo ricerche sui consumatori, e in questo caso ci è sembrato particolarmente importante proprio alla luce della situazione economica attuale. Quindi l'indagine tiene in considerazione una panoramica ampia che tiene in considerazione appunto sei paesi. Abbiamo effettuato una ricerca tramite interviste online presso un universo di riferimento costituito da soggetti 16-60 anni in 6 paesi europei, compreso il nostro, che sono la Germania, la Polonia, la Francia, il Regno Unito, la Spagna e naturalmente l'Italia. In totale abbiamo realizzato oltre 3.000 interviste e sostanzialmente quest'estate. Allora, innanzitutto volevamo iniziare a dare una panoramica complessiva rispetto alla situazione economica, alle percezioni della crisi economica, così come sono appunto percepite all'interno dei nostri dei paesi europei. E ci sembrava utile però inquadrare principalmente il contesto europeo attraverso due indicatori che abbiamo ritenuto essere due parametri piuttosto interessanti al fine di dare una panoramica complessiva di com'è la situazione nell'ambito dei 28 Stati europei, inclusa la Croazia che si è appena aggiunta. Ci sono due indicatori che abbiamo il piacere di mostrarvi, e sono sostanzialmente le persone a rischio esclusione, è un dato, sono due dati Eurostat, e il tasso di disoccupazione. Fermandoci un attimo sul tasso di disoccupazione, che è la linea arancione, quello che possiamo vedere, analizzando in chiave anche evolutiva questo parametro dal 2011, possiamo vedere che 16 su 28 delle nazioni che compongono diciamo l'Unione Europea sono in grave difficoltà, ossia il tasso di disoccupazione è in incremento dal 2011.
Dopodiché, concentrando lo sguardo sui nostri 6 paesi considerati nell'analisi, quello che si può notare è sostanzialmente un primo blocco costituito da Italia, Polonia e Spagna, all'interno del quale osserviamo come la quantità di persone a rischio di esclusione sociale e povertà sia più o meno la stessa, quindi 28-27%. Viceversa, il tasso di disoccupazione, per esempio, della Spagna è molto più alto, arriva al 25%. Questo dato è particolarmente importante perché ci consentirà di avere una chiave di lettura anche per i risultati che vedremo successivamente nel dettaglio. Infine troviamo UK che si posiziona più o meno in media sia riguardo il tasso di disoccupazione che le persone a rischio di povertà, e chiude questa classifica la Francia e la Spagna, la Francia e la Germania, in particolare la Germania, vedete il tasso di disoccupazione più basso tra i paesi interessati dalla nostra ricerca. Questa era semplicemente una fotografia abbastanza veloce, però che inquadra in maniera abbastanza chiara il panorama all'interno del quale ci muoviamo. E ora entriamo nel dettaglio dell'analisi dei risultati specifici, per cui quello che abbiamo potuto verificare è che la crisi economica è percepita come una crisi grave ed è un dato abbastanza trasversale riferito dalla popolazione interessata. In particolare, come potete notare, a partire dal 77% del totale campione, la Spagna mostra un significativo incremento di questa percezione, il 90%, ed è anche una crisi la cui soluzione si vede lontana significa da 3 a 5 anni, quindi che non sarà di breve durata. Anche questa è una percezione piuttosto trasversale e omogenea diffusamente all'interno dei 5 paesi considerati. Naturalmente l'impatto della crisi pesa sul proprio territorio, tant'è che la situazione economica del proprio territorio nazionale è percepita negativa dal 41% degli intervistati, di nuovo con un'accentuazione positiva molto forte per la Spagna. Abbiamo visto che comunque la Spagna ha una situazione, o perlomeno aveva, perché adesso anche la situazione economica è in velocissimo mutamento, e quindi la Spagna di nuovo mostra questa situazione più penalizzata. Dal punto di vista della situazione personale, ovviamente cadono le certezze rispetto al passato, rispetto all'anno precedente, la situazione personale la si considera meno sicura. Il 48% degli intervistati dei 6 paesi considerati infatti la considera meno sicura. Nuovamente la Spagna ha un incremento significativo. Osserviamo viceversa UK e la Germania, dove si mantiene una maggiore stabilità, il 52% dei cittadini UK e il 55% dei cittadini tedeschi viceversa dichiarano sostanzialmente stabile la loro situazione economica rispetto all'anno precedente. Ovviamente la crisi impatta sulla vita di tutti noi e impatta in particolare rispetto alle condizioni lavorative, tant'è vero che nel 58% dei casi, sempre considerando il totale degli intervistati, i cittadini ci hanno riferito di essere venuti in contatto con qualcuno che ha avuto queste conseguenze lavorative negative, che si sono tradotte sostanzialmente in che cosa? In licenziamenti per il 30%, in peggioramento delle condizioni di lavoro, ossia peggioramento degli orari, peggioramento del contratto, peggioramento del salario, oppure in mancati pagamenti. Ancora una volta la Spagna incrementa questi risultati rispetto al totale campione, quindi mostra una situazione più penalizzata. In questo contesto è evidente che lo stato di benessere percepito risulti fortemente compromesso, sia rispetto alla considerazione sulla situazione attuale, ma anche rispetto alla considerazione sul passato, quindi rispetto a 5 anni fa, che cosa è cambiato, come è cambiato. Non è un caso che il 55% della popolazione del totale paesi considerati valuti il proprio stato di benessere pessimo o negativo, e in particolare in Spagna il dato del pessimo interessa quasi 2 famiglie su 5, sono il 42%. Nuovamente qui si possono evidenziare sostanzialmente 3 paesi che hanno una situazione omologa, ossia la Spagna, l'Italia e la Polonia, ma anche per le
diciamo per i paesi che sembrano meno colpiti dalla crisi, per esempio la Germania, tendenzialmente questa percezione diffusa di malessere, di difficoltà crescente è una realtà. In questo contesto naturalmente le spese impreviste rappresentano un problema per quasi la metà delle famiglie. Abbiamo chiesto infatti, la sua famiglia sarebbe in grado di far fronte a spese impreviste per un ammontare approssimativo di 1000 euro con risorse proprie? E il 46%, quindi poco meno della metà, ha dichiarato che non ce la farebbe. E difatti il 33% ha ricevuto un supporto economico che principalmente è costituito dalla rete sociale, diciamo così, familiare, quindi i genitori si prendono carico delle difficoltà economiche della famiglia, e questo anche in paesi in cui notoriamente, diciamo, la rete sociale familiare è meno presente, tipo per esempio anche la Germania. Di nuovo la Spagna mostra un'accentuazione positiva, quindi il 43%, 10 punti in più del totale intervistati, ha ricevuto un supporto economico, proprio a testimoniare la difficoltà che i cittadini spagnoli stanno vivendo. Pertanto, chiudendo questa carrellata piuttosto velocemente, allora abbiamo sintetizzato qui i principali risultati di questo primo elemento di contesto che vi abbiamo voluto dare, per cui abbiamo visto che il 77% degli intervistati considera la crisi grave, la considera anche lunga per l'80% delle persone intervistate. Naturalmente in questo contesto il 41% ritiene negativa la situazione del proprio paese e conseguentemente la situazione economica personale la si percepisce come meno sicura. Questo dato interessa il 48% delle famiglie. Il 58% è venuto in contatto con qualcuno che direttamente o indirettamente ha avuto conseguenze negative dal punto di vista lavorativo, e c'è questo dato del 46% che evidenzia come le famiglie fanno difficoltà perché non riuscirebbero a sostenere spese impreviste, diciamo non preventivate. Tant'è vero che il 33% ha avuto necessità di un supporto economico che, come abbiamo visto, è principalmente legato alla famiglia, ai genitori. Ora vediamo un secondo capitolo che entra più nel merito di come la crisi ha impattato sulle abitudini d'acquisto. Intanto la cosa interessante da notare è appunto come la metà degli intervistati ipotizza una diminuzione delle proprie disponibilità economiche, tant'è vero che a livello complessivo il 51% dichiara che avrà meno soldi da spendere. È particolarmente significativo il dato italiano in cui questo 51% si incrementa e arriva fino al 64%, e questo dato italiano ve l'abbiamo voluto mostrare anche in trend proprio a dimostrare come ci sia stata un'impennata negli ultimi 2 anni della difficoltà economica legata ai nostri connazionali. Passa dal 57% dell'ultima rilevazione Consumer Forum del 2011 fino ad arrivare al 64% nel 2013. E naturalmente con difficoltà di economiche, che cosa si cerca di fare? Si cerca semplicemente di razionalizzare per quanto possibile le abitudini di spesa. Questo è un dato abbastanza trasversale e omogeneo che interessa il 66% del totale campione, e di nuovo l'Italia e la Spagna mostrano un'accentuazione significativa. Nel box sulla destra vedete il trend Italia, che mostra anche in questo caso un'impennata dei valori, passano dal 60 del 2011 al 78%, quindi il tentativo di razionalizzare la spesa attraverso una riduzione delle spese familiari è molto fortemente sentito dai nostri connazionali. E riguardo alla spesa complessiva, abbiamo chiesto, ma rispetto all'anno precedente, nel 2013, la spesa complessiva della sua famiglia ha avuto un cambiamento in un incremento, una diminuzione, oppure è rimasta sostanzialmente invariata? Allora, il panorama che ci è stato restituito è sostanzialmente di una certa stabilità. Come vedete, rispetto al totale paesi, il 37% dichiara che sostanzialmente è rimasta stabile, il 32%, quindi una famiglia su 3, ha subito un incremento, il 28% ha subito un decremento. La distribuzione territoriale è particolarmente significativa perché mostra un tentativo forte di ridimensionamento, in particolare per la Spagna e l'Italia, dove le spese a livello percettivo peraltro sono determinate da una diminuzione per il 49% e per il 46%.
rispettivamente. Viceversa, in Polonia si registra un incremento abbastanza elevato, il 48%, ci ha restituito una fotografia nella quale la spesa familiare è aumentata. Questo dato è principalmente legato all'aumento delle spese per l'abitazione, ossia per le spese per le utenze domestiche, in particolare in Polonia dove sono cresciute molto. Ma abbiamo anche chiesto, nell'ambito della vita di tutti i giorni, quali sono le categorie di beni o servizi che di fatto hanno subito una diminuzione, una contrazione o piuttosto un incremento. Il quadro che ci viene restituito è sostanzialmente di una certa stabilità. Come vedete, diciamo, le spese per gli spostamenti quotidiani, tram, autobus, metro, le spese per autoveicoli, le spese per gli alimentari e le bevande, i farmaci, le visite mediche, la cultura e l'istruzione tendenzialmente rimangono più o meno stabili. Dove si è cercato di razionalizzare? Ovviamente su tutto ciò che è tendenzialmente considerato come voluttuario, ad esempio le vacanze, 55% di riduzione, l'abbigliamento e le calzature, 47%, il fuori casa tout court e anche il tempo libero. Tra i beni che hanno subito viceversa il più elevato incremento troviamo le utenze domestiche, sostanzialmente le spese che si fanno per le bollette dell'abitazione, quindi le spese per l'abitazione in generale hanno subito il più elevato incremento. Pertanto, chiudendo anche questo capitolo velocemente, i principali indicatori che vi vogliamo restituire sono sostanzialmente questi. Allora, il 51% ipotizza una diminuzione della propria disponibilità economica nel corso dei prossimi 12 mesi. Abbiamo visto che questo dato è particolarmente elevato per l'Italia. Il 66% ha cercato di ridurre le spese, tuttavia, come abbiamo visto, la spesa complessiva della famiglia è rimasta sostanzialmente stabile. In questo quadro i tentativi di razionalizzazione che vengono fatti tengono in considerazione evidentemente i beni più voluttuari, quindi fuori casa, vacanza, abbigliamento, ma tengono anche in considerazione anche quelli di prima necessità. E nell'ambito dei beni e servizi che hanno subito il più elevato livello di incremento abbiamo detto di aver trovato le utenze domestiche, sostanzialmente le spese per le bollette. Ma vediamo come cambiano le abitudini e le stili di acquisto e consumo a fronte di un contesto economico così penalizzato, così difficile. È evidente che in periodi di recessione i bisogni dei consumatori subiscono forti mutamenti e ovviamente le persone nutrono forti dubbi, in particolare per mantenere il proprio standard di vita, si sentono più indifese. È come, diciamo, una sorta di vita liquida all'interno della quale si nuota senza avere grandi certezze. Pertanto la razionalizzazione delle scelte è quella che viene operata in maniera più marcata sostanzialmente. Quindi si ridefiniscono le priorità e si fanno delle scelte più razionali. È vero pure però che la letteratura ci insegna che il processo d'acquisto non è determinato esclusivamente da scelte razionali disgiunte da scelte emotive, cioè l'essere consumatore non si traduce automaticamente a compartimenti stagni, cioè l'essere consumatore è un'esperienza che tiene in considerazione sia una necessità pragmatica legata appunto al poter fare un acquisto, ma anche risponde ad una sorta di logica del desiderio. Quindi sono due piani che vengono sostanzialmente intersecati ed è molto molto difficile disgiungerli, perché sostanzialmente non siamo automi, siamo umani. Evidente anche che dal punto di vista pratico l'esperienza di consumo, il poter fare un'esperienza di consumo non può prescindere da una variabile fondamentale, che è quella di avere una disponibilità economica che consente perlomeno di avere una possibilità all'interno della quale si può modulare questa esperienza di consumo, ossia si possono inserire una serie di sfaccettature emotive o razionali a partire dalla propria disponibilità economica. Ed è con questo presupposto che noi abbiamo analizzato i risultati di questa ricerca e abbiamo individuato una serie di gruppi di consumatori. Allora, sono 5 e li abbiamo classificati in questo modo sulla base delle proprie abitudini di consumo e l'atteggiamento nei confronti di consumo. Allora, la prima categoria è costituita dal gruppo degli afflitti, che sono il 47% del totale campione e non sorprendentemente oserei dire, perché sono sostanzialmente coloro che si sentono più vulnerabili e colpiti più duramente sul piano finanziario, quindi di fatto operano scelte legate allo spostamento dell'acquisto perché non se lo possono permettere e sono molto attenti agli sconti e alle offerte speciali.
alle offerte speciali. Dopodiché abbiamo trovato il gruppo degli evoluti. Sono due casistiche molto molto interessanti, poiché la caratteristica principale che accomuna questi due gruppi è quella di avere un approccio al tema del consumo molto responsabile, molto elevato, sono attenti. La differenza è che sostanzialmente hanno una capacità economica molto differenziata, quindi in un caso, nel caso degli esigenti evoluti che rappresentano il 24%, questa attenzione, questo consumatore maturo dal punto di vista delle scelte di consumo si orienta più nella ricerca di qualità, nella ricerca di prodotti naturali. Nel caso dei bisognosi evoluti, che viceversa hanno una disponibilità economica piuttosto bassa, in che cosa si concretizza questa evoluzione? Nello sperimentare nuove forme di consumo alternativo al tradizionale, tant'è vero che sono più legate alle pratiche per esempio di swapping, di sharing, di riuso, di acquisto di beni usati, e questa secondo noi potrebbe essere una categoria di consumatore, diciamo, che potrebbe in qualche modo fare di necessità virtù nell'ambito di una crisi economica che sta mordendo soprattutto le categorie più deboli. Infine troviamo i Little Temptation, che sono sostanzialmente coloro che godono esclusivamente dell'esperienza di consumo in sé, quindi traggono piacere dall'esperienza di consumo tout court, senza, indipendentemente da un concetto di approccio al consumo sofisticato, semplicemente traggono piacere dall'acquisto anche piccolo, di piccola natura, anche perché, come dicevamo prima, l'elemento economico non è un elemento, diciamo, è l'elemento discriminante per far sì che si possano operare delle scelte di acquisto. Sono il 9%. Infine troviamo gli spensierati, sono ovviamente la minoranza perché rappresentano coloro che di fatto sono caratterizzati da una buona disponibilità economica, cioè sono coloro che hanno tendenzialmente una serie di certezze del mantenimento del proprio status di vita, quindi tutto ciò che manca agli altri, e quindi operano una scelta che è nello stesso tempo più libera da un punto di vista appunto dell'approccio al consumo, ma anche più sofisticata, perché rappresentano comunque una categoria socio-economica elevata, quindi che ha potenzialità economica. In questa mappa abbiamo voluto appunto distribuire o evidenziare questi tipi di consumatori sulla base delle loro scelte di consumo, e quindi, come vedete, appunto gli spensierati sono coloro che in qualche modo si concedono un regalo anche se superfluo, acquistano senza preoccuparsi troppo del prezzo, sono attenti alle novità, quindi sono aperti a tutto ciò che è innovazione, ma nello stesso tempo hanno anche un approccio molto indiscriminato all'acquisto, hanno in casa troppi capi d'abbigliamento, hanno troppi oggetti inutili, sono attenti alla qualità e anche hanno un occhio attento all'acquisto bio. Nella parte sottostante troviamo il Little Temptation. Dicevamo che appunto il Little Temptation è semplicemente un soggetto che trae dall'esperienza di consumo il piccolo piacere che gli è concesso, perché ovviamente tutto ciò è determinato dalla disponibilità economica, tant'è vero che l'asse orizzontale è rappresentato dalla linea del prezzo del benessere economico. Quindi il Little Temptation vive l'esperienza di consumo nel suo piccolo semplicemente come gratificazione personale, e trae piacere semplicemente dal fare acquisto, ma senza avere, come posso dire, un occhio attento alla qualità. È semplicemente più una non scelta, si lascia trascinare dalla gradevolezza dell'acquisto. Nella parte opposta, il Little Temptation, come vedete, troviamo gli afflitti, che ovviamente anche in questo caso non scelgono, cioè un approccio alla scelta di consumo che è di fatto una non scelta, per cui sostanzialmente cercano di fare economie, rimandano l'acquisto perché non se lo possono permettere, sono continuamente alla ricerca di sconti e offerte speciali, e tendenzialmente hanno anche un approccio deprivativo rispetto all'esperienza di consumo, cioè si sentono in colpa quando buttano via qualcosa, come se in qualche modo stessero facendo qualcosa di male.
Nella parte sovrastante abbiamo appunto si posizionano gli evoluti che hanno questa caratterizzazione. Di fatto anche in questo caso potremmo dire che è un approccio al consumo di tipo più maturo, più legato anche alla contaminazione legata per esempio ai temi del consumo sostenibile o al consumo etico, perché questi soggetti in qualche modo, vuoi per necessità, vuoi per scelta, tendono a utilizzare delle pratiche di consumo che sono più legate ad un consumo più responsabile e più sostenibile. Quindi vediamo i beni sfusi, vediamo lo swapping, vediamo l'attenzione agli ingredienti, vediamo l'attenzione alla cercare di ridurre le confezioni perché sono un tema importante per l'ambiente, il riuso al posto del riacquisto, quindi sono tutti temi che in qualche modo potrebbero essere tradotti in chiave evolutiva rispetto ad un nuovo tipo di consumatore. Dal punto di vista sociodemografico altrettanto interessante descrivere questi soggetti, perché è evidente che noi siamo parte anche della nostra storia, quindi il contesto economico, sociale e culturale all'interno del quale noi siamo inseriti determina le nostre scelte. Possiamo diventare più o meno sensibili ai temi per esempio del consumo sostenibile laddove ci siamo in qualche modo più socializzati, e in questa mappa effettivamente le caratteristiche sociodemografiche determinano sostanzialmente anche il comportamento di questi consumatori. Proseguiamo entrando nel merito di come i consumatori si rapportano con le aziende. Abbiamo visto che i bisogni stanno cambiando, il consumatore ha un approccio più pragmatico, non scevro da una logica del desiderio, ma in qualche modo è più maturo, è più consapevole di sé, questo lo diciamo da tanti anni. Ora vediamo come le aziende rispondono ai consumatori. Intanto, che cosa chiedono questi consumatori alle aziende? È abbastanza interessante perché abbiamo appunto ritrovato quattro di queste aree: l'area della notorietà, l'area della tradizione, della leadership. È evidente che un brand per essere di fiducia deve essere comunque un brand noto, un brand leader di mercato, un brand che sta sulla piazza da molto tempo. La cosa interessante che ho letto ieri era molto, molto carina, ho letto questo claim che è meglio fidarsi di chi ha una storia antica, che è effettivamente una risposta proprio a questa esigenza, ed è della Consorzio della tutela del grano padano, che in qualche modo raggruppa e racchiude proprio questo tipo di richiesta da parte del consumatore. È evidente che la notorietà, la tradizione e la leadership determinano una fiducia che si lega ovviamente al secondo tema, una fiducia, una vicinanza, però una vicinanza empatica. Il consumatore non vuole più semplicemente uno scambio di beni o servizi, ma vuole una relazione d'affari seria che duri nel tempo e che metta il consumatore e il produttore sullo stesso piano, proprio perché le esigenze sono diverse e le aspettative sono più alte. Naturalmente, legate a questi due temi, non si può disgiungere il tema della responsabilità sociale, dell'etica, ossia il consumatore vuole sapere, vuole entrare nelle pieghe dell'azienda, vuole capire quali sono i valori che porta avanti e come essa stessa si rapporta ai temi della società, come vuole reagire all'interno della comunità all'interno della quale opera. Gioca pulito, fammi capire com'è la tua azienda, quali valori ti riconosci, come agisci di fronte a esigenze e bisogni. L'ultimo tema, non meno importante, è direi quasi un prerequisito, ossia il tema della qualità, è sostanzialmente un fattore determinante nelle scelte di acquisto, che sostanzialmente non può prescindere dalla scelta di un'azienda. Quindi questo è quello che in quattro parole sostanzialmente i consumatori chiedono alle aziende. Ma come sono a questo punto i rapporti tra aziende e consumatori? Abbiamo chiesto, ma secondo lei oggi nel suo paese il rapporto tra aziende e consumatori è soddisfacente o insoddisfacente? Il quadro che ci viene restituito è un quadro abbastanza costituito da luci ed ombre, perché come vedete c'è una buona maggioranza, il 50%, che di fatto assegna giudizi positivi, e questo è trasversale a quattro paesi su sei, vedete in Spagna, in Francia, in Polonia e in Germania. Questa situazione è ancora forse un pochino più
più critica. In Italia e UK viceversa la situazione è rovesciata, cioè ci sono più giudizi positivi che negativi, in parte perché probabilmente di fatto nel nostro paese le aziende sono viste un po' come il nostro fiore all'occhiello, si parla tanto di Made in Italy, e in UK probabilmente perché c'è una componente diciamo del lavoro molto più diciamo solida rispetto alla situazione italiana. Veniamo però all'altro tema importante, cioè come le associazioni di fatto rispondono a questo, chiamiamolo, vuoto di potere. In questo caso la situazione è rovesciata, cioè mentre le aziende mostrano qualche criticità, le associazioni di consumatori invece raccolgono il favore dei nostri consumatori. Infatti il 54% a livello complessivo determina un risultato positivo di fiducia, e questo dato è abbastanza trasversale in tutti i paesi. Vedete, in Spagna 59%, in Francia 70%, in Italia 67%, in Germania 55%, in Polonia viceversa la situazione è rovesciata. Qui si aprono due importanti spunti di riflessione, perché in Francia e in Italia probabilmente questa assegnazione di fiducia, questo credito di fiducia che viene dato alle associazioni di consumatori tocca due temi abbastanza importanti. Per quanto riguarda la Francia, sappiamo che il peso delle associazioni dei consumatori è particolarmente forte, perché i temi del consumerismo italiano hanno del consumerismo francese sono ben radicati, quindi l'associazionismo francese ha una grande storia. E quindi questo spiegherebbe anche il dato polacco, all'interno del quale invece c'è un panorama ancora in fieri che si sta pian piano definendo. Viceversa, per la situazione italiana si potrebbe dire che le associazioni dei consumatori raccolgono un po' quel vuoto di rappresentanza che è determinato dalle nostre diciamo, istituzioni, e quindi è abbastanza interessante. Gli si riconosce sostanzialmente la capacità di poter raccogliere quelle richieste che altrimenti rimarrebbero un po' inascoltate. Ma le basi di un comportamento etico, abbiamo chiesto, quali sono le basi di un comportamento etico da parte di un'azienda? Cioè che cos'è che deve garantire un'azienda per essere considerata etica? E qui i dati sono abbastanza chiari, nel senso che non lasciano proprio spazio all'immaginazione. Il rispetto dei lavoratori è la prerogativa fondamentale attraverso la quale si può dimostrare l'etica di un'azienda. Il 47% dei totali paesi considerati concorda su questa affermazione, in particolare in UK, e questo dato è trasversalmente riconosciuto in tutti i paesi ed è anche in incremento rispetto al passato, a due anni fa sostanzialmente, quando abbiamo fatto l'ultima edizione del Consumer Forum. Ma a fronte di questa richiesta, quante sono le aziende che in qualche modo mostrano di avere a cuore o essere sensibili all'interesse dei propri lavoratori, o piuttosto della comunità nella quale operano, o piuttosto dell'ambiente, o anche dei propri clienti? I nostri intervistati ci dicono che sono soltanto una minoranza, e questo dato è abbastanza stabile, perché lo avevamo già riscontrato due anni fa, e infatti vedete le differenze nei box in alto sono le differenze rispetto al 2011. Quindi di fatto è come se in qualche modo questo richiamo da parte delle persone, da parte dei consumatori ad un comportamento più etico venga diciamo così raccolto soltanto da una minoranza delle aziende, e qui si possono aprire ampi spazi di discussione per quelle aziende che volessero cogliere questo richiamo, in particolare il nostro paese, dove c'è un vuoto di rappresentanza importante. Un altro tema molto importante è quello della corporate social responsibility, che abbiamo voluto nuovamente sottoporre agli intervistati per capire sostanzialmente che livello di conoscenza ne avessero e che cosa ne sapessero. Ora, il risultato che abbiamo riscontrato quest'anno è comunque un risultato piuttosto parziale, perché parziale nel senso che solo una minoranza delle persone sostanzialmente è conscia di che cosa è il concetto di corporate social responsibility. Come vedete, il 62% degli intervistati, un dato in incremento rispetto al 2011, sostanzialmente non ha mai sentito parlare della corporate social responsibility e il concetto non gli è per nulla familiare. Poi c'è qualcuno, un terzo, circa il 27%, che ne sa qualcosa ma in maniera piuttosto artigianale, farraginosa, un po' generale, e solo un 11% che di fatto
sa bene di che cosa si sta parlando. E vero è che dal punto di vista terminologico anche il concetto della corporate social responsibility è un concetto complesso che abbiamo notato ognuno si un po' modella sulle proprie necessità, cioè se lo modella ad uso e consumo. Quindi non stupisce il dato che soltanto l'11% e il 14% nel 2011 di fatto sappiano descrivere correttamente che cos'è il concetto della social corporate responsibility. Da un punto di vista territoriale, come vedete, non ci sono particolari differenze rispetto al 2011. Vediamo UK, che è il paese all'interno del quale il concetto sembra essere più familiare, però tendenzialmente lo si conosce poco. Chiudiamo questa prima disamina con il ruolo dell'Europa nelle scelte consumeristiche. Oggi come oggi si parla tanto di Europa, c'è un dibattito molto forte tra europeisti e non euroscettici. Allora, questi dati sono i dati presi dall'Eurobarometro che fanno riferimento sostanzialmente alla rilevazione del giugno 2012. Da questi dati quello che possiamo vedere è che rispetto alla precedente rilevazione del novembre 2011 l'immagine dell'Europa si incrementa sensibilmente, passa dal 31 al 40%, quindi 9 punti, e anche l'opportunità di far parte dell'Europa comunque è vista positivamente. Aggiungo che c'è una rilevazione aggiuntiva dell'Eurobarometro fatta a giugno 2013, i cui dati sono sostanzialmente analoghi al giugno 2012, quindi comunque far parte dell'Europa si considera una scelta positiva. Dicevo, c'è un grande dibattito oggigiorno tra euroscettici e europeisti convinti. Non ultimo c'è stato un sondaggio pubblicato sabato scorso, proprio che è stato presentato alla Repubblica dell'Idea a Venezia, fatto da Ivo Diamanti, all'interno del quale si parlava proprio dell'opportunità di stare in Europa. E anche per il nostro paese, al di là diciamo di una minoranza che comunque ritiene che in qualche modo stare in Europa non è così conveniente per noi, la maggioranza sostanzialmente ci restituisce una fotografia all'interno della quale anche il consumatore italiano o il cittadino italiano coglie l'opportunità di essere in Europa, anche perché di fatto l'ipotesi è che l'Europa tra 10 anni sarà un ente sovranazionale sempre più importante, quindi di fatto vuoi per opportunità, vuoi per scelta convinta, l'opportunità di essere in Europa è positivamente riconosciuta, anche perché sempre l'Eurobarometro del 2013 recita appunto che il fatto di essere in Europa per il 54% dei cittadini della comunità europea è comunque un vantaggio rispetto ad una difficoltà. Per cui l'immagine dell'Europa come ente sovranazionale comunque risulta abbastanza tonica. Viceversa, non risulta molto tonica l'immagine dell'Europa come garante delle scelte del consumatore o del consumatore in sé. Abbiamo chiesto alle persone, ma l'appartenenza all'Unione Europea consente ai cittadini dei vari Stati membri di acquistare con maggiore facilità beni e servizi? Lei personalmente, in qualità di consumatore, quindi non di cittadino, in qualità di consumatore, quanto si sente parte di questa realtà comunitaria? I dati sono abbastanza tiepidi rispetto a questa sensazione di appartenenza, ma probabilmente perché il processo di socializzazione del consumatore rispetto all'Europa in qualità di garante del consumatore stesso non è ancora portato a compimento, anche perché come abbiamo visto ci sono già forti resistenze rispetto al fatto che l'Europa in qualche modo come istituzione possa essere parte della nostra vita, per cui è un processo ancora in maturazione che ci vorrà, per il quale ci vorranno un po' di anni perché si concluda. E quindi abbiamo concluso, velocemente chiudiamo la presentazione, abbiamo visto che quali sono i principali elementi che vi vogliamo trasferire. La crisi economica è una crisi che genera preoccupazioni e mina le certezze sul proprio futuro e intacca fortemente i risparmi. Lo stato di benessere percepito appare fortemente compromesso in tutti i paesi, abbiamo visto anche in Germania che è quella in qualche modo che di fatto se la sta cavando meglio. Le famiglie tendono ad assumere comportamenti pragmatici e cercano ovviamente di fare economie sui beni più voluttuari. L'atteggiamento del consumatore riflette questo tipo di concretezza, però
autorevole Marche mostra qualche criticità e la soddisfazione espressa è molto modesta. Viceversa, questo gap di fiducia è raccolto positivamente dalle associazioni dei consumatori. Sono una minoranza delle aziende nel parere dei consumatori può essere considerata etica, ed è questo valore che passa principalmente per il rispetto dei propri lavoratori. Va detto comunque che il concetto di corporate social responsibility è conosciuto solo da una minoranza degli intervistati. Cresce positivamente l'immagine dell'Europa come ente sovranazionale, ma rimane un pochino in ombra il ruolo dell'Europa in qualità di garante del consumatore. Ecco, e questo è tutto. Complimenti del lavoro, complimenti per l'efficacia dell'esposizione. Non sono affatto d'accordo però sui dati sull'Europa, per due motivi. Uno, perché ho dei rilevamenti, poi gliene posso anche mandare via mail fatti da altri istituti in Europa che danno un quadro diametralmente opposto. Il dato lo percepiamo anche dai comportamenti degli elettori. Le ricordo che due settimane fa il Partito Liberale Austriaco è arrivato quasi al 30%, nonostante il suo leader fosse morto da 10 anni, e la Le Pen l'altro ieri ha vinto. Questa è la prima volta che succede che col doppio turno il Front National riesce addirittura a conseguire il seggio. Era un'elezione molto locale, però in un territorio che non era quello più tradizionale insediamento del Front National. Ieri proprio ho avuto un incontro con una serie di parlamentari europei che mi hanno portato una proiezione fatta fare dal Parlamento europeo, e questo glielo dico anche a proposito del processo di integrazione dell'Europa. Dove si prevede che ci saranno i parlamentari europei, lei sa che sono 774, si prevede un gruppo di 230 parlamentari europei riconducibili ai cosiddetti euroscettici, quindi questo sarà un blocco, ci sarà l'alleanza tra i popolari e i socialisti probabilmente, ma questo sarà un blocco che avrà peso nell'avanzamento di ogni processo di integrazione. Il processo di integrazione europea, va di bene, ha avuto già una grande battuta d'arresto, perché noi avevamo lavorato al progetto di Costituzione europea, all'interno della quale c'era anche molto la consacrazione di alcuni diritti dei consumatori, ma la Costituzione europea non è stata statizzata perché c'è stato il doppio referendum che l'ha bocciata, prima in Francia e poi in Olanda nel 2006, quindi noi stiamo in una fase di stallo rispetto a quello che è il processo che lei individua di avanzamento dell'Europa. E poi bisogna capire come vengono poste le domande. Quando io spiego che ad oggi l'Italia ha versato 53 miliardi di euro, fate attenzione, per i due fondi salva stati, che sono andati poi una parte alle banche tedesche che erano esposte ad accoratine, e un'altra parte, paradosso dei paradossi, sono andate alle banche spagnole che adesso scalano Telefonica. Quando si spiega che scalano la Telecom, quando si spiega che Telefonica vuole impossessarsi della Telecom spendendo 850 milioni di euro rispetto a un'azienda che ancora fa 11 miliardi di utile ordo operativo l'anno, quindi 850 milioni per comprare un'azienda che fa 11 miliardi di utile, e quando si spiega che il senso dell'operazione Telecom è mettere le mani su Team Brasile, che è la gallina dalle uova d'oro, perché Team Brasile deve essere ammazzata per far emergere Vivo, che è l'altro gestore brasiliano di proprietà telefonica, e Team Brasile va smembrata e venduta a Carlos Slim, l'uomo più ricco del mondo, allora la gente poi sull'Europa comincia a cambiare idea. Quando si spiega che l'Italia versa 18 miliardi di euro l'anno all'Unione Europea e ne riceve soltanto 10, le cose, le percezioni cambiano. Quando si spiega che Cameron, pensate, la Gran Bretagna è la seconda economia europea, quindi dovrebbe essere il secondo contribuente all'Unione Europea, ma non è il secondo contribuente, è il quarto, perché Margaret Thatcher fissò il famoso rebuild, cioè disse vi do una parte e li riprendo subito, è solo una partita di giro per far vedere. E Cameron ha detto chiaramente, lo ha detto la scorsa settimana, che anche rispetto a quello che viene dato oggi dalla Gran Bretagna lui farà un dimezzamento, cioè non ha detto tratto il dimezzamento, ha detto io dimezzo, se volete cacciarci dall'Unione Europea, ci cacciate dall'Unione Europea, cosa che non accadrà perché la Gran Bretagna per un fatto geopolitico strategico non potrà mai essere cacciata. Quindi quando poi aumenta la cultura rispetto a quello che sta succedendo in Europa, veda che la percezione è poi, secondo me, sul valore del... Certo, l'euro è stata una grande cintura, perché se noi non avessimo avuto l'euro, tutti gli economisti sono d'accordo,
probabilmente. Però se si chiede alla gente, lei vuole una maggiore consapevolezza dello stare in Europa, lei vuole una maggiore fermezza dei nostri governanti nei rapporti europei, secondo me la risposta è più che positiva rispetto. E qualcosa lo sappiamo anche rispetto ai diritti dei consumatori, perché molte norme vengono fatte non tenendo conto delle esigenze delle nostre produzioni peculiari, di quello che è il nostro sistema paese. Cioè le norme vengono, in generale tutta la legislazione europea, vero avvocato, viene fatta guardando al pensiero del Nord Europa, cioè quello che è il Nord Europa, non tenendo conto del sedimento storico del Sud Europa, che è tutta un'altra cosa, è un'altra storia. Va bene, scusatemi. Allora, la parola a Francesco Maietta, dottor Francesco Maietta, responsabile del settore politiche e sociali della Fondazione Censis. Prego, si accomodi per gli aspetti del consumerismo italiano, il punto di vista degli esperti.